Imparare queste arti vuol dire essere disposti a trascorrere anni di allenamento duro e grandi sacrifici. E lo scopo non è il combattimento, ma la conoscenza di se stessi. Dietro le arti marziali ci sono principi filosofici e culturali che aiutano ad elevare l'uomo e a renderlo più saggio ed equilibrato. È una questione di grande concentrazione, razionalità e autocontrollo. Il metodo di allenamento è nato dall'osservazione dei movimenti degli animali. La tigre, il serpente e tanti altri sono i soggetti dai quali nascono le figure. È importante insegnare ai ragazzi, fin da piccolissimi, innanzitutto il rigore e la forza di volontà. Solo negli anni Ottanta le autorità cinesi hanno iniziato ad ammettere ai nostri corsi gli stranieri e poi a far circolare una serie di pubblicazioni e filmati ufficiali divulgativi e didattici. La scuola di arti marziali di Pechino è simile ad un college. Se la maggior parte del tempo i ragazzi devono allenarsi, non possono però trascurare la preparazione didattica. E in aula si studia come in qualsiasi altro istituto. Il poco tempo libero si trascorre tra mensa, giochi e dormitori. Sono il preside di questa scuola. Dal punto di vista didattico funziona come altre strutture. I bambini sono ammessi a partire dai 3 anni. I genitori ce li affidano e li vedono almeno una volta al mese. Abbiamo classi miste, anche se a prevalenza maschile. E le bambine si ambientano perfettamente. Il percorso formativo prevede le ore in aula, dove si studiano le materie di cultura generale e gli allenamenti. La parte fisica è molto importante e faticosa. Per questo motivo non tutti riescono ad andare avanti e superare gli esami di ammissione alle classi successive. Thank you.